Oh via. 2 Milenkovic. a 1 per i Fradei, per i Butei. Buonaventura, Kwame. Non è che mi importa tanto del campionato. Preferisco vincere la Coppa, però la Coppa la voglio vincere. Belotti, Zola, Oggi siamo andati a Beltrami, fare la scampagnata. Buonaventura, Scampagnata a Verona. Dai, fratelli. Mandragora e Dai, Baraldi. fratelli, siamo andati a fare la scampagnata. Salute, ho fatto un rutto. Praticamente ne viene Ci due sta, sul dai, campo, ci Carlo sta. Italiano e gli altri tutti in avanti. Palla in aria verso Belotti, Davi, Dobic, Fiorentina ora in continua la avanti, partita. Tour de force. Bella palla ripresa Giocava da Ranieri che poi la Ranieri, serra, che poi la perde. Palla per la prova un secondo Fiorentina. indirizzo, la palla è fuori dall'angolo tra Ottantaseiesimo. Verona e Fiorentina. Che cazzo di gol ha sbagliato Nzola? Ma che gol ha sbagliato Nzola? Ma che gol ha sbagliato Nzola, ragazzi? Eh? Mannaggia. Ranieri, Ranieri in avanti, attenzione, palla molto bella. C'è Barak che la dà indietro verso nessuno. Milenkovic ha fatto una partita scandalosa, eh? E il secondo gol del Verona era da annullare. Bisogna essere sinceri, dai, anche voi amici veronesi, dovete essere sinceri che il secondo gol era da annullare. Che insomma. Eravamo 1-1, però non ci attacchiamo a questi episodi perché veramente oggi abbiamo fatto proprio cagare. Guarda, brava, bella culona mia. Brava, brava. Sì, ti guardo domani. Ti fa male, ti fai male. Sbaglia ancora la Fiorentina. Verona in avanti, attenzione. Verticale troppo. Milenkovic questa volta riesce a spazzare via. Parla Belotti. per Belotti noi. la rimessa. La rimessa non è sua. Parla per la Viola, sicuramente. E invece no. Parla per il Verona. Vabbè. 88esimo. Buonaventura. Belotti. Belotti. Fallo su Belotti. Punizione. Pronto Parisi. Fabiano sulla palla. Fiorentina tutta in Fiorentina avanti, sotto quasi attacco. tutta. Micheli. Tutta la Fiorentina su. Lenna prova a rimanere alto. Solo Ranieri indietro e Bonaventura. Batte Batte Parisi. La chiama male Montipò. Esce, se la va a perché prendere. Montipò la fa sua. Montipò la fa sua. Buonaventura. Altra palla lunga. Rosling, Ora è terzo. Verona che ha più uomini. Attenzione. Libera bene. Cerca Kwame. una strada che porti Ancora è fuori dalla Verona. panchina. Bella palla Rosling nel su Zobel mezzo. che prova a Ci piazzare. prova, niente. Christensen. Certamente quando c'è Terracciano siamo più sicuri. 89esimo, ci sarà 5 minuti di recupero sicuramente, almeno 5. Nzola, Belotti, Beltran, Belotti. Amore, è entrato ora Belotti. È entrato ora Belotti. Addirittura Beltrán 6 sulla minuti, sinistra. Un infatti. po' di confusione adesso nella viola. 6 minuti ancora per Sergio raggiungere Cogliereddolo. pareggio. Palla verso Belotti. Kwame Palla per Stanghi. nessuno. Allontana Velas. Christensen, ma esci, coglione, d'un portiere. Christensen.
Questo è lo scenario. Christensen è in avanti, vediamo se la mette bene. Palla su, Belotti, anticipato, Bonaventura, colpetto, prova a calciare. Anche Bonaventura è entrato non benissimo, assolutamente. Nessuno, direi nessuno bene della Fiorentina oggi. Lo spettacolo il Bentegodi. Nessuno è entrato bene in campo. 91esimo, ancora 5 da giocare. Da giocare. Aspetta che ti sculaccio, vieni. Ecco fatto. Ma che ancora? Che può essere sculacciata, Rulli? 0-0. Intanto tra Empoli e Frosinone. Palla in avanti, Christensen. Zola. Ancora Verona. Noslin controlla contro Mandragora. Bravissimo Mandragora. Ancora Verona. Un po' di confusione. Palla scaraventata. Ecco, c'è quasi già proiettato anche lui a fare il centravanti aggiunto. Avanza in massa la Fiorentina. Attenzione, Zola. Palla per la Fiorentina, 92esimo. 4 da giocare. 4 da giocare, Maremma Maiala. Palla in profondità. Bella palla, attenzione, Belotti. Calcio da me e fuori gioco anche in questo caso. Belotti è rimasto per terra. Fuori gioco, non solo lui, provando la girata in stile Bruges. Adesso vediamo. Sì, questa fuori è una gioco. Posizione che sembra comunque al di là. Fuori gioco, fuori gioco. Poi calcia. E non mi sembra che. No, non c'è nulla. Dai, ragazzi, via. Facciamo la finita. Fuori gioco. Alzati Belotti, manca 3 minuti, Maremma puttana. Dai, che la smetti con questi piedi marci? Prova a spingere anche il popolo viola. Da capire adesso se la posizione di Belotti è regolare o meno e se c'è stato poi contatto. Ancora tensione. Ma che può tensionare? Non c'è niente. Non c'è niente perché era fuori gioco e non c'è niente. Dalla sala VAR con Valeria Chiffi che stanno lavorando. Possibile calcio di rigore per la Fiorentina al 94esimo. Con Belotti che è andato giù. Non c'è. Check è finito. E si prosegue. Almeno questa è la sensazione. Adesso vediamo. Fuori gioco. Fuori gioco. L'ho detto io subito, cioè praticamente si è perso 2 minuti o sì. Ah! Meno male che ci sei te, figlia mia, azzurra mia. La viola dorme, la viola dorme. 1 minuto e mezzo alla fine. E bravo Verona, dai. Si salvano i fratelli. Per questo sono contento. Non sono contento della prestazione della mia Fiorentina. Sicuramente. Impostare da dietro, lancio in profondità. Testa di Svideschi. Noslin prova ad attentarsi sul pallone. Altro contatto, altro calcio. Manca un minuto, ragazzi. Un minuto al fischio finale. Ora veramente tutti in avanti. Mandragora. Mandragora sul pallone. Va su anche Ranieri. Kwame. Bonaventura molto male, come tutte le sue giocate d'altronde in questa partita. Zola.
lo stesso Nzola, insomma, che conosciamo, dai. Fallo per la Fiorentina su Beltran. Quasi impossibile, ma prima bisogna soffrire. C'è la Fiorentina. Manca 30 secondi alla fine. Fallo di su Beltran. Calcio di punizione. Altra palla inattiva da sfruttare per la Viola. Questo è il contatto con Sentoz. Di nuovo tutti dentro, di nuovo a lottare in quei 16 metri. Batte Mandragora. Zola, Ranieri, Baracchio, Quagné, Milenkovic e Pelotti staccato sul secondo palo, lo vedete, fuori Bonaventura. Siamo arrivati al 96esimo, forse l'ultima opportunità. Parte Mandragora, basso, a lottare Dani Silva, Bonaventura prova a riproporre, allontana Lelas. È finita, dai. Su. Laterale, 96 che sono andati. E Padone dice che è finita. Capuano però no. Ha dato un'occhiata al cronometro. Chiaro il cenno di Padone che dice all'Ellas di salire. I fischi dunque per Pegoni. Christensen, probabilmente ultimo lancio. 96-35. Parisi. Prova Parisi. Molto la Fiorentina. Si difende l'Ellas. Parisi ancora a riproporre. È quasi attacco contro difesa. La palla non scende più. Siamo quasi arrivati al 97, Pelotti prova a prolungare, Zola, Pelotti, prova, largo. Finisce qua ragazzi. Quanto manca, dice Marone. Verona 2, Fiorentina 1. Stai zitto, Minuto. Oh, sta zitto. Come lo diciamo? Capito. Capuano, che però... Bravo Ellas. Pelotti. Un tipo a rilancio con calma. Pelotti. Tre punti, no, perché non tu gli rispondi, pezzo di merda? Quindi entrambe salgono a 32 in classifica, quasi 98. Finisce qua, ciao.